Cielo dato Gesù Cristo e Gesù è il Signore. In una puntata precedente abbiamo parlato della concreta presenza dei nostri familiari defunti che con segni dimostrano di essere ancora vicini a noi. In questa puntata vorrei parlarvi invece dei segni che provengono dalle anime del purgatorio quando hanno bisogno di aiuto per la loro purificazione, cioè per Alleggerire le pene del purgatorio e per abbreviare la loro permanenza nel purgatorio. E quindi danno degli altri tipi di segni: i segni che abbiamo visto la volta scorsa erano i segni di consolazione e di presenza, quando invece le anime purganti, ricordo sempre sante purganti, perché sono chiaramente destinate al paradiso, diversamente da quelle che sono all'inferno. Chiedono il nostro aiuto perché le anime del purgatorio non possono pregare per se stesse, hanno bisogno delle nostre preghiere. Possono pregare per noi, soprattutto in ringraziamento delle nostre preghiere che facciamo per loro. Quello sì lo possono fare, quindi possono intercedere per noi. Tant'è che in un messaggio che la Madonna ha dato a Meggiugoria, appunto, ha invitato a pregare per le anime del purgatorio. E così vi farete degli amici perché loro chiaramente pregano poi per noi, ma hanno bisogno, ripeto, della nostra della nostra preghiera, e allora danno dei segni che sono segni di richiesta di aiuto, però ci sono degli altri segni che vengono dati, ad esempio, in una casa che sono i segni invece infernali, sono i segni di presenza diabolica. Allora, a padre Pio, ovviamente sappiamo di chi stiamo parlando, di questo grandissimo santo, ma non solo a lui, è apparso, e quindi potete trovare l'articolo, potete leggere quest'articolo in dettaglio, dove si spiega che sia padre Pio, sia un altro sacerdote, sia addirittura una sacrista, hanno visto l'anima del defunto parroco precedente che chiedeva quindi aiuto perché si trovava nel purgatorio per alcune mancanze durante la celebrazione. Ma vi lascio leggere questo articolo interessante. Qui addirittura fisicamente, cioè nel senso lo vedevano, quindi non apparso di sogno, eccetera, che chiedevano questo aiuto per ovviamente abbreviare, abbreviare la prevenzione del purgatorio e alleggerire le pene del purgatorio. E allora come distinguere? I segni perché qualche volta uno potrebbe dire ma da chi provengono questi segni allora quando sono segni che provengono dalle anime del purgatorio non sono mai dei segni dannosi per esempio che fanno cadere oppure dei segni che danno inquietudine ma sono dei segni diversi può succedere che dopo la morte di un familiare ad esempio un quadro stranamente cada oppure un, eh, un uccello cucù, no? dei famosi eh, quelli che ci, si appendono, si metta senza alcun motivo, senza magari che era magari scarico, e si mette a fare cucù. Oppure tanti altri segni, magari delle botterelle nel muro, degli strani scriccoli nei mobili, che prima noi, quel mobile non faceva, è chiaro, perché se lo faceva sempre è un altro discorso. E altri tipi di, per esempio, un amico, a un mio amico, succede che a un certo punto sente la voce che gli dice: chiamami, ovviamente non c'è nessuno, la mamma, la voce di sua mamma defunta. E ora quando me l'ha detto, tu guarda che con quel chiamami ha bisogno di preghiera. Due cose che tu ti rivolga a lei, anche a lei, per ottenere l'intercessione, perché è chiaro che ci rivolgiamo sempre in primis al Signore per l'intercessione alla Madonna, a San Giuseppe, e ovviamente ai Santi che vogliamo ai nostri familiari. E questo da un lato, e dall'altro che ha bisogno che tu faccia celebrare delle messe o che preghi più intensamente, per esempio, per lei, perché molto probabilmente si trova ancora nel purgatorio, ad esempio. Quindi sono segni che non creano inquietudine, che non danneggiano. Quindi, non fanno cadere dalle scale stranamente. Ecco che allora quando si avvertono questi segni particolari, soprattutto Dopo la morte di un familiare, è buona norma, anzi buon consiglio, far celebrare delle messe. 5-10 messe, ciascuno fa quello che vuole, insomma, in sostanza. E vado al parroco, o al sacerdote, al curato, chi c'è, dice: Vorrei far celebrare 5 messe, 10 messe consecutive, l'orario magari che gli fa comodo, per suffragio defunti. Ecco, questo dopo questo. Spesso questi segni di richiesta di aiuto scompaiono e magari possono arrivare dagli altri segni invece di conforto o di ringraziamento. E quindi rimando ovviamente alla puntata precedente a questo riguardo, a questo proposito. Preghiera perché molti pregano sì per i propri familiari defunti, un po' poco, invece bisogna sempre pregare tutti i giorni, e rivolgersi sempre a loro anche per l'intercessione come ho spiegato della puntata precedente a cui rimando. Ma è sempre buona norma e lo ripeto ancora una volta fare dopo la morte celebrare le messe. Anche se sappiamo che quella persona era una brava persona, il nostro familiare, una persona, come si direbbe di chiesa che andava e pregava tutti i giorni, andava magari a messa tutti i giorni, non importa. Facciamo celebrare delle messe, 5, 10, 15 messe, quello che noi vogliamo, perché così se fosse in purgatorio per una purificazione per essere reso perfetto per il paradiso, queste messe lo aiutano ad alleggerire, ripeto, le pene e accorciare la loro permanenza in purgatorio. Vediamo invece l'altro aspetto che abbiamo detto prima, a cui ho accennato, quando invece ci sono questi segni di carattere infernale perché c'è magari un'infestazione diabolica, perché purtroppo, a prescindere da interventi esterni, fatture, cose di questo genere, oppure case che erano già infestate, capita che anche qualche familiare non fosse proprio degno di andare in paradiso e nemmeno nel purgatorio ma si è finito l'inferno per cui è chiaro che allora il discorso è diverso per cui i, si possono avvertire dei colpi violenti nei muri proprio dei colpi violenti, di, rabbiosi strani rumori, senso di inquietudine eh, folate di gelo e si avverte che è una cosa diversa, che è una cosa negativa. E allora cosa fare? In quel caso si è sempre lì, bisogna pregare per essere liberati dalle presenze di carattere diabolico nelle preghiere giornaliere, soprattutto con il rosario. E ricordo sempre che, come ho confermato il demonio, il rosario è la preghiera dopo la santa messa più potente, lo dice lui con la sua viva voce in questo video più potente contro di lui, quindi la preghiera lo sai, utilizzare dell'acqua benedetta, spruzzarla a croce e recitando in quel momento un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria. Oppure, se proprio si ripetono così negative, anche chiedere magari intervento di benedizione a un sacerdote, ad esempio. Però normalmente basta, basta pregare, basta... Sapendo che non posso, casa già infestata, eccetera, e spruzzare acqua benedetta e allora cessano questi fenomeni di carattere infernale che danno un senso negativo, che danno un senso di inquietudine. Ecco, volevo proprio puntualizzare perché alcune persone mi hanno scritto e mi hanno detto: Ma io avverto dei segni che non riesco a capire che cosa siano perché non sono segni di conforto, ma sono segni di, ecco, e quindi allora. Ho ritenuto opportuno fare un po' di chiarezza per distinguere appunto i segni che provengono dal purgatorio come richiesta di aiuto per loro, dai segni invece di infestazione locale o personale, a volte perché magari si accompagnano all'interno della casa. Che poi si prende l'abitudine di spruzzare ogni tanto dell'acqua benedetta nella casa, fa soltanto bene quindi non è una cosa controindicata, non c'è bisogno del parere del medico o di chi che sia per spruzzare un po' di acqua benedetta in quel momento a croce recitando il Padre Nostro, un Gloria, un Ave Maria, fa soltanto bene. Ecco questo per esempio l'utilizzo dell'acqua benedetta non influisce per esempio sui segni di richiesta di aiuto da parte delle anime purganti perché quelle al limite continuano ancora a dare dei segnali se hanno bisogno di aiuto. Mentre agiscono e fanno cessare o, o molto diminuire i segni di carattere infernale. Alla prossima puntata.